Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà il vlog dei 3 giorni a Milano. Io lo dico sempre, questa vita è provante, veramente provante. Comunque siamo qui con le nostre valigie, con l'Ale, oddio dove sono? Con l'Ale. E sono le 6:40, però mai senza skincare, ragazzi, è importante. E detto ciò, stiamo aspettando la metro, così poi andiamo a Termini, facciamo colazione perché sennò il mio cervello non connette. Io odio uscire di casa senza fare colazione. Quindi, visto che oggi ho finito anche la mia dieta chetogenica, posso mangiarmi un cornetto. Cioè, in teoria non funzionerebbe proprio così, perché quando finisci la chetogenica devi fare un reintegro piano piano. Sì, esatto. Oggi gradualissimo comunque, impicchiata direi. Noi persone veramente poco serie. Noi persone poco serie. Ora dobbiamo fare solo... Quante sono? Poche però, mi fa. No, 12. Io pensavo fossero tipo 4 fermate, quindi sono stata scammata da me stessa. No, però la richiesta non fa lo stesso senso. No, ho detto sì, carina, questa la ridico nel vlog. Però quando lo dici la seconda volta non fa lo stesso effetto. Io ho una vita che non prendo il treno per Milano, soprattutto. Quanto era? 3 ore però? Sì, 3 ore. Oh sì, mi era troppo mancato il mio bar rosa per fare colazione. Questo è troppo bellino. Cioè, ovviamente questo è un po' più raffinato. Ci siamo. Binario 5. Lo snack, ormai mi sono fissata con questi salamini piccanti, non potete capire la fine. E mentre sto montando anche il video, sono riuscita alla fine. Anzi, sto montando il pezzo del tatu di Alessia, tra l'altro. Ah, brava, dacci un update. Lei è spaventata. Non sono spaventata, però ho detto che questo pezzo è saltato, non è abituato a fare i tatuaggi. Gli ho detto che poi riesce fuori. Qui io ho la pelle secchissima. Quindi mettici la crema. Questo dammelo giù da dentro, perché non lo vedo. Firenze, campo di Marte. Di Marte. Non ce la faccio. Allora, ho fatto anche un super tempo a truccarmi. Non si vede, ma sembra una vecchia signora che sta andando al lavoro. Adoro. Quanto mi era mancato a Milano Centrale. Da morire proprio. Sempre uguale. Sempre uguale. Piccola pausa da Starbucks, visto che è ancora presto, ma ho visto che hanno rimesso il cool lime, che è il mio preferito. Se adesso riviene la schermata ve lo faccio anche vedere. C'è anche quello, pink coconuts. Mi piacevano le fragoline, l'avrei preso. Mi piacciono ma non le bevande. Ah, eccolo. Guarda, sta là. Cool lime. Yeah, cool lime. Fammi sentire se è come lo ricordavo. Mi piace quello senza limone. Con... Ah, ormai lei mi ha detto rimane aspro. Guardanci. No, non troppo, perché hai preso vedere? Ah, alla fine ho preso questo. Tra l'altro l'ho fatta ordinare in inglese. Lei ti vedi, prego. A te in inglese. Così, giusto per fare un'esperienza diversa, sai, io ho detto magari ti manca parlare in inglese H24. No, a quanto pare. Di tutte le volte che sono venuta a Milano non sono mai venuta a mangiare al mercato centrale, quindi alla fine abbiamo detto perché no. Sostanzialmente dovrebbe esserci quello che ti pare. No, i raviolini, Alessia, buoni. Raviolini. Vediamo, facciamo un giro, vediamo quello che ci ispira. Allora, Ale è andata per la pasta, alla fine ha preso questi paccheri, cacio e pepe con fiori di zucca. Siamo qua, la pasta fresca. Michaelis credo si chiami sto posto. Se la fanno proprio qua. E sì, vedi, perché ogni bancone c'ha il nome con scritto sopra. Io ho preso i ravioli, questi qua, con il manzo, anche se il bao mi ispirava. Pagato 9 euro, però sono 7 pezzi, sembrano buonissimi. Cioè, io la ritrovo così, lei già inciuccata. No, vabbè, dai, col prosecco. L'hai assaggiata? La pasta? Buona? È al dente giusto? Pasta latina. Pasta latina. Però sta. Ma tu di solito non mangi tanto salato, però. Eri tu. Niente, esposta in questo modo. Io mi sono preso questi troppo carinelli. Esci le chopsticks. Dovrei andarci in giro con quelle mie tipo. Dai.
Qui c'è anche il porta ciocchi. È vero, quelle che hai preso a Las Vegas. Allora, ci ho fatto mettere sia la salsa di soia sia quello piccante. Vai, 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 mangiare. Queste saranno volenti. Buoni. Sì, buoni. E poi l'assaggi, perché tanto non è che mangio. Buoni. Sì, perché poi li fanno quelli della ravioleria Sarpi, che sta lì nella via qua di Milano. Via Paolo Sarpi, tra l'altro, si chiama la via. Non a caso! No, io scoperte così in corso lì. Buoni. Salsina piccantina. A me non mi fanno così con le gambe. No, a me piacciono i xiaomai. I che? Xiaomai. Xiaomai. Senti, a me mi ha rotto. A Roma, senti, se tu gli dici xiaomai non ti capiscono. Come l'ho detto? Oddio, mi sto incarbugliando. Che mi sto incarbugliando? Aiutatemi. Ma io non pronuncerò più niente in sua presenza. Io lo farò muto. Avete presente gli... Così ognuno, chi vuole capire quello che capisce, va bene? Sì, mi ha veramente stufata, l'unica cosa che so dire è Kim Namjoon. No, però quante cose hai imparato oggi, vuoi mettere? Dai, dai, dimmi una delle cose che hai imparato. Me ne ha detto così tanto che non me ne ricordo neanche me. Dai! A parte quella cosa dello spagnolo che fa le sos... Come si chiama? Barcelona, com'era? Ma come si dice una cosa? No, la sono dai! Okay. Era la Sasata, la Seseo. 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 È veramente. No, già la vita era tosta prima. Impara ogni giorno. Fate adesso. Non è un caso che il nostro tavolo sia 5-2-2. Comunque. No. Alle 11:22. Ma è un caso. Segreto delle stelle, ma chissà che cos'è? Sarà il nome del ristorante? O del pezzo. O del pezzo in cui siamo, perché lì c'è un'altra scritta là in fondo. Ah, vedi, ce n'è un'altra. Senza tempo. Ah, forse Segreto delle stelle senza tempo, poi si congiunge con l'ultima che sta di là. C'è tutta la frase. Secondo me sì. Tipo il puzzle. Ah no, qui c'è scritto però. Senza tempo Marco Nereo Lerner. Ok, quindi. E lì c'è scritto Segreto delle stelle. Certo, noi veramente, guarda. Noi già pensando che era tutta una frase da comporre, noi, cioè, no, no, è più semplice di quello che pensi invece. Perché è sempre più semplice di quello che non pensa? Cioè, perché la gente deve pensare in maniera semplice? Noi prendere residenza al mercato sì. No, vi giù, dai, noi siamo passati da cioè, allora, per ormai che il mio reintegro doveva essere comunque graduale. È un rotolo pan di Spagna con ricotta e pistacchio. Cioè, ce la vedi la juiciness comunque? Cioè, è percepibile. Dai, guarda dentro com'è ciucciutello. Adesso assaggio. Vai. È la sofficienza della ricotta. È fenda pesante. Oddio, aspetta, quando arrivava la fine, magari però l'odore iniziale. Stacchioso al punto giusto, ricottoso al punto giusto. Buono. Pensa se facessi la food blogger, che meraviglia. Non però mangiasserei, poi ci sarebbe un problema, però. No, per me sarebbe quel top, la forma fisica, poi. Giovanni Fois, è uno che seguo. Dopo siamo tornati da Las Vegas, è stato lui a Las Vegas. No. Infatti ho passato tutti i posti dove ho detto no, io sono tornata tipo 2 giorni fa, quindi ero fresca fresca e ha provato tutte le cose da mangiare, ho detto no, vedi. Ha provato un posto, ti giuro, però c'era una ciambella con una roba, ho detto a saperlo prima, Giovanni caro. Comunque Ross mi ha appena mandato l'indirizzo di casa sua, quindi a una certa andremo. Guardate chi ho incontrato. Amore. Guccino. Piccolo. Guccina. Piccolissimo fidanzatino di Aisi mini mini. È mini mini mini, guarda qui. Ora stiamo uscendo. Questa è casa di un artista, comunque devo dire particolarmente come tipo come chiudo così. Comunque, cioè, chiunque abbia detto che a Milano si sta più freschi, non lo so dove vive. Di certo non a Milano. Veramente. Ecco la nostra amica stilosa, oggi in rosso. Guardate dove ci ha portato, Parigi dolci. Che poi è scritto in cinese. Sì.
Ah beh, ormai io niente, cioè. No, ci sta anche la Castilla Cake, come si chiama la cosa? Ma presente la cheesecake quella giapponese? Sì. Ma ci sono anche quelli con gli orsettini però. Guarda che carini. Ah, questi sono i mooncake. Guarda questi che carini. Grandissime, dobbiamo dividerci al massimo. Allora, sotto consiglio dell'amica abbiamo preso questo ice bread al cioccolato. Poi questa dovrebbe essere tipo la Castilla Cake, la come che si chiama. Lei è sempre esagerata comunque, io ti giuro. Questa che sono una torre di pan di. Ma non questo so se lo mangiamo tutti insieme appassionatamente. Beh certo, che romantiche. Il mini dolce, perché era il caramello che ti ha detto? Caramello e nocciola. Veramente piccolo come Gucci. Mini Gucci. Tutto male. No, a me non sarebbe. Allora, sembra enorme. Ah, oddio, pensavo che avessi messo. Guardate, il gelatino di cookie, perché è il mio preferito. Wow. Ma te lo preferisci veramente? Sì, sì, perché è quello che c'è, che è non capita che certi capita anche che a volte una faccia entri dentro una torta, però può capitare. Lei comunque è violenta, lei è molto violenta. Io come li passo due mesi onestamente. Guardate questo, che carine queste lattine. C'è Sailor Kiji giuro, ma che carina. Ma sopra c'è tutto un altro pezzo. Ma wow, con tutti i piattini. No vabbè, sto malissimo. Vabbè, ci sta il calamaro. No, ti giuro, ho messo già questo coso, però non so. Non sai. Non mi ha capito perché io sono l'unica intelligente che non sta camminando al sole, ma sono qui all'ombra. Quando si accorgeranno dove sono? Secondo me prima o poi se ne accorgeranno. Perché state camminando al sole? Vi prego, ma il tram che vi porta a Piazza Pausan, io avevo letto Busan. Adoro. Gucci, ma che stanno facendo qua? Oddio, Gucci. Si vede solo il tuo peto bianco. Il tuo peto. Siamo, lo so, con il proiettore, onestamente. Stanno parlando di Spy Kids. Amore, con le lentiggini. Ma perché? Basta! Poi gli hai tirato tata, che sei un'ingrata, te l'ho detto. Dove siamo finiti, Gucci? Guardate cosa abbiamo preso prima. Questo è una delle cose che va fortissimo in Corea. È il calamaro con lo stick. Però sai che questo non mi sembra tanto essiccato. No, questo non è tanto essiccato. È tipo, è una via di mezzo. Però l'odore è forte di pesce, posso dire. Tanto forte. Non aspetta, no, dobbiamo assaggiare allo stesso tempo. Non fa di molto. Sa di pesce quando lo cuoci. No, adesso lo sento. Però se ho preso questi al kimchi, sono buoni questi. Crolli. Ciao. Eccoci qua. Ecco. Magari a lui piace. Sicuramente a lui piace. Mi piace sicuro a Crollino. Guarda. Crollino, non si fa. Non è convinto. Ciao, già mi manchi. Tornerò. Sai, comunque a casa tua. Quando vuoi torna a trovarci. Ma farò come le mamme, finché non la vedo scomparire non sono sicura. Starai bene, sì. Questo non è un addio, è un arrivederci. Ah, meno male, che culo. E se ne andò, scomparì tra le piante. Tutto ciò comunque, Ross è andata che doveva fare una cosa stasera. Ci ha lasciato qui a casa sua con due animali e c'è anche un riccio. E niente, quindi adesso probabilmente mi proverò questo blush. Pigmentato. Pigmentato, ragazzetto. Ora sono pronta per un sabato sera milanese. Dopo che ho applicato. Mazza, comunque è bello. Io te lo trovo da Sephora, lo compro. Cioè, è super pigmentato sto coso. Ci sta un sacco. Com'è che si chiama la colorazione? Allora, Rare Beauty, quella di Selena Gomez, sì, Hope Blush. Mi prego, Rosalba non ci ha detto come aprire il cancelletto di fuori. Stiamo scavalcando. Questa cosa è assurda. Non so se usciremo mai da questo pezzetto, onestamente. Ok, i vostri eroi ce l'hanno fatta. Non con so perché finiamo sempre in queste situazioni. Non che so. Ora voglio sapere come
apriamo il cancello, c'è ancora il tizio. Giuseppe. Ah, Giuseppe, abbiamo rinominato Giuseppe. Si chiama Giuseppe. Il portiere, non so effettivamente dai, com'è. Dai, lo chiamiamo. Si chiami. Comunque sono le 10, fa caldo come se fossero le tipo 5 e mezza di pomeriggio a Roma. Avrò visto le nostre avventure. Oh, hey Siri. Burn. Che vuole andare alla Mondadori, giustamente. Lei dice, ma no, per me, seguitemi ragazzi. Follow. Che devi comprare? Quello che c'è. Terzo piano, a quanto pare. È successo. Dopo l'ottavo album di gruppo l'ho comprato. A un certo punto si era tipo matematica la cosa, capito? No, no però, dopo... No, non è matematica. Adesso vi metto il video, vi metto il video. Paurissimo piano, però. Piano, no, infatti. No vabbè! Oddio! Io comunque questi giorni vengo solo scammata dai caffè, ve lo dico. Ma tu dai tutti, se ma questa da tutti io vengo scammata. Ti lo giuro, mi ha messo il ghiaccio in acqua. No, è vero, guarda. Guarda che cubone! Oh, piccolo! Apriamo uno. Sì, dai, finisci con. Voi pensate che noi abbiamo una vita interessante? Ragazzi. Raga, allora, guarda, però in realtà facciamo anche cose interessanti. Guarda, è molto interessante. È interessante. Sono tornati i nostri amici. Ovvio, sempre amici. Sempre. E infatti guarda queste qua come erano fatte. Sì, erano diverse. Poi sono pure squadrate queste. Poi è di carta. Bella che avevamo detto, non mangiamo prima di cena. Sì, infatti. Noi abbiamo detto stavolta... Però state mangiando comunque. Il cibo non si sprega, giustamente. Comunque. No, io non ce la faccio. Oggi proviamo questo. Profumo di olio di sesamo. Conosco le apprezzano. Non è possibile che non mi piace. Questo video è pieno di scampo. No, era il titolo. Sono io, come sempre, sono io il problema. E questo qua è il posto, vi non giuro. Andate, non ci... Allora, se volete mangiare cinese, probabilmente secondo si mangerà me, bene. Guarda, perché non è. Cinese. Sì, perché non è coreano. Non è coreano. Quello dove ci voleva portare Ross, dove va sempre lei, era chiuso. Il problema e quello era quello. Buonissimo. Sapeva un po' di bruciacchiato. Ma poi ci hanno fatto il tubocchi. Vi prego, il tubocchi con la crema, quella lì dei fagioli. Non si poteva mangiare. Era salsa quella lì di fagioli annacquata. È stato bellissimo. Quindi ora il nostro food tour culinario continua. E so che l'altro posto era delizioso. Le verdure si scioglievano in bocca, delizioso. Questo mi si scioglieva. Sicuramente perché era coreano. Sì, capito. Cioè dai, non puoi farlo, quindi non ci vedi. Cosa sta succedendo, vi chiederete? Sto prendendo le zanzare con l'aspirapolvere. Giorno 3. Oggi lezione di cucito. Oggi non mi riesco a svegliare. Wake up! Invece di Chrissy, wake up! Wake up! Eccola qua. Queste sono le maglie incriminate. Ecco qui, un DIY in diretta. Con decisione. Vai. Grazie. Veramente dei regali che wow. Mi ci faccio una bandana. Ecco qua. Adesso lo siamo di ritorno. Siamo andati a prendere il treno. Oggi quello di ritorno lo prendiamo a Rogoredo. Ovviamente è totalmente un altro mood rispetto a quella di Milano Centrale. Ma comunque è una stazioncina. Quindi abbiamo comprato le cose da mangiare. Abbiamo lasciato la Ross, che non so se prossima volta ci vediamo a Roma, che la deve venire, o se ci vedremo direttamente in Corea. Tra una cinquantina di giorni, no forse anche meno. Back to my crib. Praticamente ho i capelli che non lo so. Mio padre mi è venuto a prendere in stazione a Termini. Un po' sbattuta, devo dire. Qui abbiamo anche Amalfina e
vero. E qui c'è un pacchetto, quindi adesso lo apriamo. La cosa assurda è che in questi mesi, ogni volta che io e Alessia ci siamo salutate, diciamo, poi ci ritrovavamo sempre qualche mese dopo, quindi era oddio, ciao, chissà quando ci rivedremo, eccetera, eccetera. Poi ci rivedevamo sempre tipo dopo pochissimo. Stavolta non lo so veramente quando ci rivedremo, quindi l'ho salutata, anche perché lei tra 2 giorni torna a Glasgow, a casa sua, quindi sono molto triste. Intanto qua apro il pacchettino, che tra l'altro è da Coco Dive, quindi... Allora, praticamente che cosa ho preso? Pre-order di Weverse. E poi c'è anche il Lucky Draw dell'M2U. Quindi vediamo un po' chi mi è uscito. No, vabbè! Il pre-order benefit di Jimin. Jimin! Questa cosa è assurda. Poi, qui ci sono le card, che però, mannaggia la miseria, perché non me l'hanno messe bene? Si sono rovinate. Comunque c'è un Jimin e un Jin. Poi qui sotto ci sono... Allora, ho già visto la postcard. Che pizza, perché le mettono male? Comunque niente, Yoongi c'è sempre. Ragazzi, ma che culo! No, vabbè. Jungkook e Hoseok. Oggi pull fortunatissimo, direi. E poi adesso abbiamo questo da aprire. E ben 2 proof giganti. Ho perso il conto di quanti proof ho preso comunque. Namjoon. Dov'è l'altra piccolina? Rosalba. Ancora lui. Ancora lui. Lo so che per qualcuno sarà strano. Vi giuro, è una cosa divertentissima da fare. Quindi abbiamo la postcard di... Jimin, Jimin, Jimin. Wow, Hobi anche qui. Ultimo pullaggio di oggi, che è veramente fortunato. Oh, no, no, un altro. Questa cosa è assurda. Quella di gruppo. No, quella di gruppo non l'avevo vista. Che belline. Ora mi vado a spogliare, fare la doccia, eccetera, eccetera, eccetera. Chiudo direttamente qui questo vlog, così poi stasera metto a posto. Grazie per essere stati con me questi giorni. Non mi ricordo neanche bene cosa effettivamente ho ripreso, ma veramente tra una cosa e l'altra siamo stati in 1000 posti, abbiamo fatto 1000 cose, ci siamo divertite tantissimo. Spero vi abbia fatto piacere vedere il tutto. Io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo come sempre molto presto. Ciao.